Parliamo oggi della Fondazione Banco Napoli, parliamo dell'area ex Senato, un atto fondamentale che abbiamo approvato che è un master plan con un valore di preliminare di piano urbanistico attuativo, vale a dire portiamo avanti una pianificazione pubblica, una pianificazione ordinaria che prevede quantità, perimetri ma soprattutto destinazioni d'uso, vale a dire è la città dei giovani, vale a dire previsioni per attività culturali, teatrali, laboratoriali, sport, convenzionamenti anche con l'esterno, con il quartiere, con le scuole, borse di studio ed altro, un lungo percorso amministrativo e politico che il Comune ha condotto insieme con la Fondazione Banco Napoli, con il commissario Sciarelli e arriviamo oggi a conclusione di quest'atto. Ed è un master plan molto flessibile quello che l'amministrazione comunale di Napoli ha condiviso con la Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia, con la quale era stato sottoscritto già nel novembre 2013 il protocollo d'intesa per l'utilizzo dell'area lasciata libera a Bagnoli dal comando della NATO. Un atto che consentirà la trasformazione dell'area secondo processi ordinari, dato che non rientra nel perimetro commissariale sulla zona di Bagnoli previsto dall'articolo 33 del cosiddetto Sblocca Italia. Beh, noi ci siamo impegnati già da tempo. Con questo master plan si fa un passo in avanti perché si rende operativo tutto quello per il quale si è lavorato. Abbiamo avuto molte resistenze in questo periodo perché il protocollo con la Fondazione Banco Napoli non faceva passi in avanti. Con questo atto è la città che decide in attesa che gli altri superino inerzie e tentennamenti. Quindi è una bella notizia per la città, perché là significa città dei giovani, città della cultura, città dello sport, luogo di produzione economica, di intrattenimento, di residenzialità per i nostri giovani, se pensiamo anche al protocollo che abbiamo firmato ieri con l'università, insomma un ulteriore passo di riappropriazione popolare di spazi per troppo tempo abbandonati o destinati a strategie militari. Alla strategia dei missili sostituiamo la strategia della cultura. Quando sarò nuovamente sindaco di Napoli, dal mese di giugno, ma noi anche prima, dimostreremo che tutto questo è sostenibile economicamente dal basso. Non c'è bisogno di finanziamenti pubblici, non c'è bisogno di risorse aggiuntive, perché è un'area in gran parte già fruibile. Ecco perché noi in questi due anni ci siamo anche molto contrariati di fronte alle resistenze che abbiamo trovato da parte di altri enti, perché lì non è che dobbiamo costruire grattacieli o fare speculazioni come vorrebbe fare qualcuno, là è un'area immediatamente fruibile, poi si devono fare degli interventi ma questi si gestiscono ordinariamente con i poteri ordinari, con le risorse normali, quindi noi siamo già in grado di entrare anche stasera e cominciare una fruizione ordinaria di quell'area e quindi chiediamo alla Fondazione Banco Napoli di aiutarci a mettere in atto quel protocollo stilato ben 2 anni e mezzo fa, nel 2013.